C'era un problema con Silvana e c'è sempre stato questo problema. Cioè lei sul set quando recitava ci metteva una passionalità incredibile, per cui quando tu la vedevi sui set le truppe arrivavano ad applaudirla alla fine di certe scene. Quando la vedevi sullo schermo invece risultava caricata, un po' eccetera, per cui venne massacrata sempre dai critici. Questo giovane uomo, io voglio che viva, io voglio salvare. Guarda ton visage di morire. Peut-être en vaut-il la peine. Mais le voir, mais le voir. Il marito per Anna Zaccheo per lei era una specie di riscatto, voleva fare questo film per far vedere che era brava, che lei sapeva recitare anche in una parte estremamente drammatica e non identificata sempre con tutto il resto. Pensa, mi ricordo un critico che scrisse una cosa, siccome fece un film anche quello che doveva riscattare diciamo la debolezza di certe sue capacità artistiche secondo la critica, uno aveva scritto sul giornale quando venne fuori Noi Cannibali, che mentre lei si dava il mascara agli occhi, sai, allora si usava e si sputava in questa specie di cosa, poi con lo spazzolino prendevi, le donne facevano così, parliamo degli anni 50, i primi anni 50, lei fece questa cosa e il critico scrisse sul giornale, Silvana Pampanini in questa scena che dà fastidio e con i seni sul piatto come gli occhi di Santa Lucia. Via Solferino 19 bis, Roma. Va pure a cercarla se vuoi. Ma non dirle che ci siamo incontrati. Tanto, chissà se ci si rivede noi due. Presso Bodini, via Solferino 19 bis. Sì.